Buongiorno, le ultime notizie di Vigevano Futura News. Cronaca, Vigevano, i cantieri in centro continueranno fino a luglio, posti auto congelati. Vigevano, corso per infermieri, 60 possibili iscritti, posti non bastano. Nicorvo, boccia la raccolta rifiuti porta a porta. Moda e bellezza, concorso internazionale di bellezza, selezione italiana provinciale a Vigevano. Lifestyle, l'abbigliamento maschile che fa fuggire le donne. Ed infine, le previsioni meteo per il weekend e l'oroscopo della settimana. Vigevano, i cantieri in centro continueranno fino a luglio, posti auto congelati. Slitta a fine luglio la riapertura al traffico di via Decembrio, interessata dai lavori di sistemazione della copertura del naviglio sforzesco. La settimana scorsa è iniziata la posa dello strato di catrame, che rivestirà la pavimentazione posta sopra le travi che chiudono il cavo di irrigazione. Resta poi da sistemare il passaggio tra le piante, che cingono il parcheggio, e da collocare elementi di arredo urbano. Vigevano, corso per infermieri, 60 possibili iscritti, i posti non bastano. 60 possibili iscritti per il prossimo anno accademico rispetto ai 25 disponibili, tutti provenienti dalle scuole superiori di Vigevano e della Lomellina. Dopo aver rischiato di veder chiudere il corso di laurea in scienze infermieristiche, nella città ducale è nato parecchio fermento. Cifre che ieri, durante una conferenza stampa, hanno soddisfatto sia l'AST, coinvolta nel corso di laurea gestito dall'Università di Pavia, e sia dai partecipanti. Nicorvo, boccia la raccolta rifiuti porta a porta. Prime crepe nell'intesa fra la quindicina di comuni nella raccolta dei rifiuti urbani. Le proposte spedite ai municipi della cooperativa Erika di Alba non hanno soddisfatto tutti i sindaci, che ora stanno meditando di fare da sé utilizzando l'affidamento diretto previsto dalla legge. Noi fino al 30 giugno daremo al Rimeco di Vercelli circa 25.000 euro per la gestione della raccolta con i cassonetti. Erika ci ha proposto una spesa annuale pari a 56.000 euro con la raccolta porta a porta, che potrebbero ridursi a 49.000 in seguito alla consegna di rifiuti riciclabili come plastica, vetro e verde. Per un piccolo paese come Nicorvo, il passaggio dei cassonetti al porta a porta sarebbe negativo. La normativa, aggiunge Ratti, ci permette di procedere all'affidamento diretto sotto i 139.000 euro. Crediamo che sia più vantaggioso sfruttare l'affidamento diretto per i prossimi 5 anni e mantenere i cassonetti. Concorso internazionale di bellezza, selezione italiana provinciale a Vigevano. La scorsa settimana si è svolta a Vigevano, presso il Sesto Senso, la selezione italiana provinciale del concorso internazionale di bellezza The Best Model of Europe, patron Rosario Stagno. Circa 50 i partecipanti di tutte le categorie, dai bimbi di 4 anni fino alle overlady. Sono stati consegnati gli attestati di selezione per la finalissima, che si terrà a Lloret de Mar in Spagna, direttamente dal patron Rosario Stagno, che ha presentato la serata accompagnato da Laura Gallante, responsabile provinciale del concorso. L'abbigliamento maschile che fa fuggire le donne. Vi forniamo una lista di cose che proprio le donne non sopportano. Al primo posto ci sono i calzini bianchi, seguono le mutande a vista stile rapper di periferia. I pantaloni portati con il cavallo bassissimo, il marsupio nero o il borsello. Un uomo con la borsa non si può vedere. Vogliamo parlare del costume bianco? Vanno bene tutti i colori, tranne il bianco. Ci sono anche le bretelle. C'è un indumento poi che le donne detestano, la canottiera. Fa subito film di mafia o da sfigato, non ci provate neanche. E poi dimenticatevi i maglioni con stampe adolescenziali o natalizie. Uomini, siete avvisati, fate i fighi, non gli sfigati.
Da Tiziana è tutto, ci vediamo la prossima settimana. Sabato. Pressioni medio-alte garantiscono tempo stabile e parzialmente soleggiato. Domenica, la pressione torna ad aumentare con cieli da molto nuvolosi a poco nuvolosi. Ariete. Il vostro buon senso vi aiuterà ad uscire da una situazione un po' complicata. Toro. Siete molto più ottimisti e positivi e anche dal punto di vista fisico. Gemelli. Dal punto di vista interiore c'è un benessere che vi sta dando la giusta calma. Cancro. Buone novità nell'aria, favoriti gli incontri. Leone. Oggi vi sentite molto più liberi, ma è meglio non prendere decisioni importanti. Vergine. Siete calmi e prudenti, vi sentite a vostro agio anche con il corpo. Bilancia. Oggi potete esprimervi liberamente, cercate di evadere un po' dalla routine e di rilassarvi. Scorpione. Oggi non bisogna agire in maniera severa, meglio essere razionali. Sagittario. Momento ottimo per le questioni giuridiche e amministrative. Capricorno, cercate di concentrarvi per raggiungere tutti gli obiettivi. Acquario, cercate di ritrovare l'energia, rilassatevi. Pesci, esprimete un desiderio e affidatelo al cielo.